questo pomeriggio parleremo di ansia, di stress. Ebbene sì, c'è ansia, c'è stress quando si viaggia? A quanto pare ce l'hanno detto anche i nostri ascoltatori, tra poco leggeremo anche alcuni dei loro messaggi. Quando si viaggia spesso si va in crisi, soprattutto noi donne, quando dobbiamo preparare le valigie non lo vogliamo fare, e ansia e stress arriva anche quando ad esempio perdiamo l'aereo, perdiamo un treno o perdiamo una crociera come quella di MSC Cruises. Mi raccomando, avrete la possibilità quest'estate di avere un 20% di sconto su una crociera MSC Virtuosa per una settimana. Tra poco tutti i dettagli e lo faremo insieme a voi questo pomeriggio solo su London One, ma prima la nostra sigla. Questa è Onda Blu. Onda Blu. La vacanza è un momento di euforia, per altri invece è anche un momento di paura, stress. Fanno parte del corso, dell'avventura di un viaggio, che però queste paure dobbiamo sicuramente affrontare. E come affrontarle? In questa puntata lo scopriremo, perché abbiamo deciso anche di ospitare un psicologo italiano a Londra. Lui si chiama Paolo Assandri e tra poco sarà con noi e ci spiegherà come poter affrontare queste paure, se ci sono addirittura delle strategie. Ma come vi dicevo, al nostro numero WhatsApp, lo 0792662397, ci sono arrivati diversi messaggi di alcuni ascoltatori che ci hanno rivelato un po' le loro paure quando viaggiano. Io me le sono tutte segnate, in realtà alcune, perché ne abbiamo ricevute parecchie, però queste mi sono piaciute particolarmente. Partiamo subito con Maria. Maria da Roma ci scrive: ciao London One, quando parto per Londra con l'aereo per incontrare mia figlia faccio sempre 5 Ave Maria e devo dire che porta bene. Maria, ma scusami, questa è la paura di magari atterrare male con l'aereo. Non devi avere paura, bisogna affrontare questa tua ansia e tra poco ce lo spiegherà anche lo psicologo Paolo Assandri. E non è finita qui, perché se vogliamo andare avanti con la lista ce ne sono veramente di tutti i colori. Roberto ci segue da Liverpool e dice: ciao London One, io non ho paura di viaggiare, forse l'unica paura che ho è mia moglie, perché non fa altro che spendere soldi in vacanza. Lo so Roberto, tu sei uno di quei tipici mariti che un po' che sì vogliono sempre risparmiare quando si va in vacanza. Invece no, ma lascia fare a tua moglie, scusami, se vuole comprare un regalino per sua nipote, che ne so, per sua figlia, non so se avete dei figli, un suo ricordo, ma lasciaglielo fare, una volta si vive in questa vita sulla terra. Ma tra l'altro, come vi dicevo, voi potete addirittura vincere 20% di sconto su una crociera di MSC grazie al London One Radio. Immaginatevi in questa bellissima crociera di visitare qualsiasi tipo di paese e di luogo che voi volete visitare. È possibile farlo? Sì, grazie ad MSC Cruises. Quindi se chiamate in questo momento al numero più 44 020 3426 3010 e citate London One Radio, vedrete che avrete il 20% di sconto. Quindi mi raccomando, chiamate questo numero per avere il 20% di sconto. Ma in realtà i commenti qui non sono ancora terminati, poi li commenteremo eventualmente con Paolo Assandri, lo psicologo italiano a Londra, che tra poco sarà nostro ospite. C'è Giulia che dice: ciao ragazzi, vi seguo da Blackheath. Bella, bellissima Blackheath. Comunque, a me piace l'avventura, ma se dovessi perdere un volo o un treno, mi arrabbio subito, vado nel panico e non so cosa fare. E poi in conclusione diamo anche quello di Roberta. Oggi abbiamo un Roberto e un Roberto e una Roberta. Roberta ci dice: ciao cari, certo che ho stress quando devo viaggiare, io odio fare le valigie, ecco perché delego il mio ragazzo. Roberta, ma tu sei fortunata ad avere così un ragazzo d'oro che ti aiuta a fare le valigie. Ma chi lo fa nel 2023? Ma io guarda, non ci metto la mano sul fuoco, però devo dire che con la testimonianza di Roberta ci sono
uomini, ci sono ragazzi che amano fare le valigie oppure sono costretti a farle. Bene, dobbiamo affrontare queste paure e quindi noi vogliamo il parere e il consiglio di un esperto. Abbiamo deciso di coinvolgere in questa puntata di Onda Blu Paolo Assandri, lui è psicologo italiano a Londra. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera a te Rosita. Eccoci, allora qui ci sono tantissime persone che si stanno preparando per affrontare anche una bella crociera a bordo di MSC Cruises o qualsiasi tipo di viaggio in giro per il mondo, perché l'estate è vicina. Però, caro dottor Assandri, è vero che spesso noi ci facciamo prendere un po' dal panico, c'è questo stress. Come riconosciamo che siamo in preda allo stress quando bisogna affrontare un viaggio? Ci sono diversi segnali fisici che possono indicarci che siamo sotto stress, possiamo essere molto agitati, quindi in un'agitazione che non riconosciamo come solita, possiamo avere pensieri preoccupati, ecco, quello è forse esempio. Ma quello che potrebbe succedere, no? Le affonda paure la nave, cade l'aereo. Assolutamente, ci sono tutte queste paure, alcune di queste paure sono molto irrazionali, come quella della caduta dell'aereo, e le probabilità sono veramente pochissime, ma ci sono magari paure un po' più realistiche, tipo quella di perdere la coincidenza o di non essere in grado di comunicare nella lingua del paese che visiteremo o di perdere il cellulare con tutti i nostri dati o di un furto. Le paure possono essere tantissime relative a un viaggio, anche perché il viaggio ci sposta proprio fuori dalla nostra zona di comfort. Esatto. Cioè ci sposta fuori esattamente da quello che conosciamo tutti i giorni, dei nostri punti di riferimento. Perciò anche quelle cose che tendenzialmente nella vita di tutti i giorni possono capitare, a cui non diamo grande peso, in viaggio acquistano un peso diverso. Proprio c'è una percezione soggettiva dell'evento. Allora, noi nel fuori onda abbiamo già detto che possiamo darci del tu con il dottor Assandri. Paolo, ma grazie, quali dottor. Sono le cause di questo stress? Credo che la causa principale sia affrontare l'incertezza. Quindi è una situazione di insicurezza personale. Sì, il fatto che credo che tutti prima o poi ci affrontiamo la paura dell'incerto. La mia impressione è che i viaggi aumentino esponenzialmente questa paura. Ok, quindi c'è questa paura nell'affrontare qualcosa di ignoto che spesso capita, no? E di non essere in grado, di non essere adeguatamente equipaggiati per affrontarlo. Quindi in termini di risorse personali o in termini di risorse anche certo. di altro tipo. Ma in quel momento ci sono magari dei rimedi naturali a cui noi possiamo ricorrere per calmarci un attimo? C'è uno potentissimo che abbiamo sempre a disposizione, che è la respirazione, che vedi? Forse sottovalutiamo. Una respirazione ben fatta può aiutare a disattivare il sistema nervoso più frizzante. Per fare una buona respirazione dobbiamo ricordarci di spostare la nostra attenzione sull'espirazione, cioè su quando lasciamo andare via l'aria dal nostro corpo. Quindi quello che vi consiglio è di fare dei bei respiri profondi, ma nei quali l'espirazione è molto lunga. Cioè, quindi come se dovessimo soffiare molte candeline su una torta. Vedi? Ecco, questo è un rimedio ottimo che noi possiamo utilizzare in qualsiasi tipo di evento in cui noi ci sentiamo un po' agitati, ma questo anche a scuola, lo diciamo anche a molti studenti che magari ci stanno ascoltando in questo momento. Prima di un'interrogazione respirate, ok? Respirate profondamente. Certo. Il problema è che molte persone inspirano profondamente, ma non si ricordano di espirare invece con tanta attenzione. Giusto. E quindi è quello. E diciamo che questo è importante, ad esempio, in caso di un ritardo aereo. Sì. Sicuramente la prima reazione può essere drammatica, no? Perché sì. Noi il nostro sistema nervoso risponde con il fight or flight or freeze, l'impulsività, agli eventi stressanti. Esatto. E ognuno ha il suo modo di reagire, no? C'è chi si incavola, c'è chi invece perde un po' il contatto con la realtà, si confonde. Parte questa prima fase che è normale,
dobbiamo un po' ricordarci di ricentrarci facendo magari qualche respiro profondo e poi spostare l'attenzione sui dati di realtà, cioè su che cosa possiamo fare per risolvere quella situazione. La soluzione, trovare la soluzione. Esatto. Perché spesso se noi ci facciamo prendere anche un po' dal panico, dall'ansia, dallo stress, dalla rabbia anche di quel momento, perché noi che abitiamo a Londra, e Paolo lo sa benissimo, quando ci sono ritardi, cancellazioni di treni, abbiamo un appuntamento importante, è la fine. Però in quel momento, se non riusciamo ad acquisire la calma giusta, la soluzione non si trova. Assolutamente, infatti per quello che è importante cercare di ricentrarci, no? di disattivare un sistema nervoso che è particolarmente attivato dalla notizia del ritardo dell'aereo, ad esempio, o della cancellazione dell'aereo. Ma si può prevenire lo stress? Ci sono delle strategie? No. Allora, credo che lo stress faccia parte della vita di tutti, quindi non credo che sia prevenibile. Credo quello che possiamo fare è avere una buona... rapporto con lo stress, pensare che è una parte della nostra vita. Anche rispetto ai viaggi, credo che molte volte siamo i primi a metterci in condizioni di grande stress nel momento in cui pensiamo che le vacanze debbano essere perfette, che non ci debbano essere intoppi. Creiamo quindi delle aspettative forse irrealistiche, perché forse qualche piccolo intoppo può capitare anche del tutto in modo involontario in una vacanza. Giusto, quindi bisogna comunque capire che qualsiasi cosa può succedere. Tra l'altro, oggi la frase del giorno è proprio questa: la vita è molto creativa e può sorprenderti in ogni momento, quindi tieniti sempre pronto. Condividi? Assolutamente. Assolutamente, io penso anche che gli imprevisti dei viaggi rendano anche più gustosi i viaggi. Anzi, vero. Molte volte noi ci ricordiamo quegli imprevisti dei nostri sì. viaggi, più le cose che sono andate bene o come da programma. Quindi credo che ci sia anche da coltivare un po' uno spirito di avventura nei confronti sì, dei viaggi. Sì, giusto. E noi ringraziamo il dottor Paolo Assandri per essere stato qui con noi su Onda Blu e per averci consigliato veramente anche delle strategie per poter affrontare viaggi in maniera più serena. Grazie. Grazie a te Rosita e grazie a tutti.